Eccoci di nuovo, buongiorno. Oggi facciamo una pratica dedicata al chakra delle nostre radici, cioè il root chakra, primo chakra, che sta qui alla base del nostro corpo, nel perineo, tra l'ano e i genitali. E il primo chakra è legato alle nostre sicurezze, quindi alle radici che noi proiettiamo nella nostra vita, quindi per darci stabilità e appunto sicurezza. Cominceremo a terra, ci giriamo così potete sentirmi meglio. Prendiamo qualche minuto qui, apriamo le gambe lateralmente con i piedi uniti nella posizione, in una posizione diamante. E niente, ascoltiamo il nostro respiro, lasciamo andare il peso del corpo sul tappetino. Un paio di minuti qui per centrarci. Possiamo iniziare con dei piccoli movimenti di apertura e chiusura delle nostre anche, sempre nella stessa posizione, tanto per preparare il nostro bacino e le anche a questa bella pratica. Un altro paio di volte. Rimaniamo con le gambe piegate, portiamo i talloni vicini al bacino, tanto da poter raggiungere i nostri talloni con la punta delle dita. Qui partendo dal coccige saliamo, alziamo le anche, il nostro collo è libero di muoversi, il nostro peso è sostenuto dalle spalle e dalle gambe. Coinvolgiamo i glutei e l'addominale e piano scendiamo. Facciamo questo per 5 volte. Inspiro, salgo, partite sempre dall'osso sacro e salite col resto delle altre vertebre. Espiro, scendo. Inspiro, salgo, tengo un attimo. Espiro, scendo. Inspiro, salgo. Espiro, scendo un'altra volta, inspiro, salgo, espiro, scendo. Ora da qui saliamo di nuovo, inspiro, avviciniamo un pochino i piedi e sosteniamo il corpo con una gamba sola, l'altra sale al soffitto, in questo caso per noi al cielo. E scendo. Portiamo l'altra gamba e tengo. Gli addominali sono contratti e l'addome pure. E scendo. Facciamo un'altra volta dal lato destro. Continuate a respirare. E scendo. Salgo la sinistra. Cercate di stendere la gamba. E scendo piano piano, rotolando la spina dorsale, partendo dalla parte alta, srotolo di nuovo la schiena al pavimento fino ad appoggiarla tutta. Raccolgo le gambe al petto e da qui salgo con la testa alle ginocchia, prendo la forma di una pallina e rotolo sul tappetino avanti e indietro. Fino a quando torno alla posizione seduta. Da qui ci alziamo, passiamo per la posizione, questa posizione, e con le ginocchia piegate srotoliamo la colonna vertebrale, abbandonate la testa, tenete le ginocchia sempre piegate fino a srotolare tutta la colonna vertebrale e arriviamo in piedi. Portiamo le mani ai fianchi, i piedi sono uniti, faremo un po' di esercizi per le caviglie, quindi saliamo e scendiamo dalle caviglie.
andate a tenere le caviglie unite. Altro paio. Ora apriamo un pochino sulle gambe e portiamo la gamba destra sopra il ginocchio, aprendo la nostra anca destra e lasciando andare il ginocchio destro verso il pavimento. Da qui, con equilibrio, proviamo a sederci in una specie di sedia invisibile e respiriamo. 5, 4, 3, 2, 1. Torniamo su e cambiamo la gamba. Portiamo la sinistra e ci sediamo. Cercate il vostro equilibrio. Sentirete un bello stretching, soprattutto nella gamba che avete al top dell'altra. 5, 4, 3, 2, e torniamo su. Allassiamo le gambe. A questo punto torniamo al top del tappetino. Lo so che non vedete la testa, ma guarderete la Yana in questo caso. Prendiamo una ispirazione, braccia su, lunga ispirazione, mi piego in avanti, le ginocchia sono piegate, metto le palme delle mani a terra e faccio uno step, passo indietro con tutte e due le gambe, piego le ginocchia, vado giù col petto e qui mi metto nella posizione della sfinge, quindi i miei gomiti sono al tappetino, stessa distanza nelle spalle, apro il petto, non sto con il collo dentro le spalle, ma spingo con i miei gomiti al pavimento. Le gambe sono chiuse, i nostri glutei sono coinvolti in questo movimento per proteggere la nostra parte lombare della schiena. Piano qui torniamo giù, questa volta portiamo le mani vicine al petto, i gomiti sono chiusi, non aperti di lato, vicino al corpo e saliamo un pochino con il petto, anche qua i glutei sono contratti di modo da proteggere la parte bassa della schiena, continuate a respirare, i gomiti sono piegati e chiusi al corpo. E scendiamo più. Da qui spingiamo il pavimento, andiamo in quadrupedia, mettiamo le punte dei piedi a terra e saliamo nel nostro cane. Possiamo giocare un po' con le gambe e salire dalle punte ai talloni in modo da preparare le gambe per il nostro cane. Facciamo ruotare i fianchi. E quando siamo pronti mantenere per un paio di respiri la posizione. Facciamo salire la gamba destra verso l'alto e facciamo uno step in avanti, passo avanti, il mio piede è in mezzo alle mani, state attenti alla linea del ginocchio che deve essere sempre sopra la caviglia, quindi devono esserci 90 gradi fra il ginocchio e la gamba. Il piede dietro gira e si appoggia al pavimento e saliamo con il nostro guerriero 2. E manteniamo la posizione, scendete, piegate, non fate entrare il ginocchio in questo modo, tenete il ginocchio in linea con la caviglia, guardate la punta delle dita in fronte a voi. E piano piano facciamo il guerriero rovesciato, la gamba davanti è sempre piegata, e piano torniamo.
Incliniamo, il gomito si appoggia al ginocchio, creiamo un arcobaleno sopra la nostra testa con la nostra braccia. Da qui una piccola sfida con voi oggi, passiamo al guerriero 1, accorciamo la distanza dei nostri piedi e saliamo su una gamba per il guerriero 3. In equilibrio, guardate avanti, schiena piatta, la gamba sotto sono le vostre radici, piantatele solide a terra. Da qui saliamo, portiamo il ginocchio, stiamo in equilibrio. E piano rientriamo nella posizione del guerriero 1, con controllo, scendiamo, mani a terra, un passo indietro, siamo nella posizione della panca, ginocchio giù, petto giù, qui palme delle mani vicino al petto e inspiro, salgo, guardo in alto, dico i miei glutei sono contratti per proteggere la parte bassa della schiena. Piano piano con gli addominali mi porto in posizione quadrupedia e di nuovo mi risiedo. Tante spalle, dalle orecchie sulle spalle, anche se le vostre ginocchia sono piegate, portate il petto alle gambe. Saliamo con la sinistra, step avanti, controllate la linea della vostra gamba avanti, giriamo un pochino la gamba, il piede della gamba dietro, creando le nostre fondamenta per il nostro guerriero 2, lato sinistro, mi raccomando il ginocchio non interno così, ma sulla stessa linea della caviglia, guardate avanti la punta delle vostre dita. Lasciate andare le anche. Spingendo sempre con il ginocchio nella gamba sinistra avanti. Piano torniamo, gomito sul ginocchio, l'altro braccio crea un arcobaleno sopra la vostra destra. Torniamo al guerriero 2 e passiamo all'1, accorciamo come abbiamo detto prima le distanze fra le gambe e con controllo ed equilibrio creiamo le nostre radici sulla gamba sinistra per un guerriero 3. Continuiamo a respirare, guardate un punto di fronte a voi fisso e ancorate le dita dei piedi al tappetino. Piano saliamo, sempre con controllo ed equilibrio, prendiamo il ginocchio e stiamo. Da qui, invece che scendere, apriamo lateralmente. Ok, chiudiamo alla giusta distanza per quanto riguarda le nostre anche, le gambe, e andiamo a sederci in Malasana. Qui dipenderà molto dall'apertura delle vostre anche, se non riuscite a stare con il tallone a terra andrà benissimo stare con i talloni alzati da terra e cercate di creare una piccola azione di apertura tra gomiti e ginocchia. Stiamo all'asana. Questa posizione lavora moltissimo nelle anche e chiaramente crea una forte radicamento a terra.
Govno con la gamba sinistra avanti, mani giù, faccio uno step indietro, ginocchio giù, petto giù, inspiro, stringo i glutei, proteggo la bassa schiena, la parte lombare e torno in quadrupedia, appoggio le punte, vado in down dog. Vado avanti con le mani e mi stendo con la pancia a terra. Da qui porto le mani vicino al petto, salgo di nuovo in cobra, giù le spalle, spingo con le braccia al tappetino, i miei polsi stanno in linea con le spalle. Da qui piego una gamba alla volta e guardo il mio piede, destra e sinistra. Una volta e scendo piano. Qui piano raggiungo le caviglie, non importa quanto inarcamento fate, anzi se avete problemi alla colonna vertebrale cercate di mantenere la sicurezza in queste posizioni, quindi non esagerate, ascoltate il vostro corpo. Faremo un'inspirazione, solleveremo il petto e alzeremo le ginocchia dal tappetino per questa bow pose. Se respirerete per la pancia, attraverso la pancia, comincerete a muovere naturalmente come un piccolo dondolamento. Ultimo. E scendo. Porto le mani sotto la testa, giro la testa dalla vostra parte preferita, rilasso. Da questa posizione apriamo le braccia e troveremo un po' di spazio. La testa è a destra e alziamo la gamba destra e la portiamo completamente dal lato opposto a sinistra. Probabilmente non mi vedrete, vi faccio vedere tramite la yama. Esatto. Aprirete questo braccio e lascerete andare questa gamba lateralmente, l'altro braccio può stare qui oppure di fronte a voi, come preferite. Cercate di allungare tutta questa parte del vostro corpo e rilassate questa gamba in qualunque posizione essa si trovi. Poi torniamo con la destra, piano. Gireremo la testa alla sinistra e faremo tutto con l'altra gamba. Apriamo le braccia e solleviamo la sinistra. Potete tenere queste braccia aperte sulla stessa linea e cercare di spingere il petto al pavimento e al contrario l'anca alla parte opposta, quindi aperta. Continuate a respirare, non trattenete il vostro corpo ma lasciate proprio andare il peso sul tappetino e piano torniamo al centro. Dalla posizione in cui siete vi portate sui talloni, saliamo sulle ginocchia.
da qui, allora vi suggerisco, potete usare un po' di aiuto da parte delle vostre punte, creare un po' di altezza per raggiungere i talloni con le vostre mani e spingere avanti il bacino, rilassate la testa. Spingete avanti le vostre anche, tenete i glutei contatti. Per uscire da questa posizione spingete indietro il bacino, la testa rimane alta e poi scendete avanti anche con il posto. E ricordate. Qui, pianino, ci rimettiamo sdraiati al tappetino e prendiamo il nostro shavasana. Testa, palmi uniti, inspiro, porto il palmo delle mani di fronte alla fronte per pensieri positivi, fronte alla bocca per parole gentili, fronte al petto per diffondere il nostro amore. Sì. Namastò, buona giornata.